return. All this peace can't buy into planetary goodbye songs. Say all this peace of Jiva. Oh, you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return. Do il benvenuto al Ci vediamo a Via Veneto all'onorevole Claudio Durigon. Grazie onorevole di essere qui, deputato, componente della Commissione Lavoro, coordinatore della Lega per Roma e Provincia. Non per niente ricominciamo con queste nostre interviste nel cuore di Via Veneto proprio parlando di lavoro, che in questo momento è la preoccupazione un po' di tutti gli italiani. Lei è un esperto di economia, saprà bene che questa crisi è molto preoccupante e che le misure finora che si vedono, almeno a livello tangibile, sembrano ben poche, nonostante le annunciate agevolazioni che fa, insomma, che arrivano dal governo. C'è un piano anticrisi concreto? Questa è la domanda. Cioè, secondo lei, e come farete come Lega a fare in modo che venga attuato, almeno parzialmente, questo piano? Allora, noi abbiamo proprio presentato in questa settimana un piano che in qualche modo pensa al rilancio di questa economia italiana. Il governo purtroppo è abbastanza miope, trova soluzioni che in qualche modo danno delle risposte a pioggia, ma neanche tempestive, che purtroppo sono deleterie proprio per la mancanza della loro tempestività. Nello stesso tempo purtroppo i cittadini stanno proprio in sofferenza. Vediamo sulle principali attività che noi stiamo dando in campo, cioè che hanno messo in campo il governo, quelle che sono la cassa integrazione, i bonus vari, non c'è una previsione, insomma, di quello che è la tempistica reale, e fa fattispecie dove in qualche modo ci sono partiti che stanno in questa maggioranza che criticano la loro stessa non celerità in queste attività. Faccio un esempio del partito di Renzi, ma anche lo stesso Zingaretti, abbiamo visto che ha fatto una lettera nei giorni scorsi che va in contrasto con l'INPS, quindi è davvero imbarazzante, cioè, questa situazione che ci stiamo trovando un po' tutti. Però ecco, noi, il piano nostro invece è un piano diverso, intanto è sul lavoro. Capire subito di dare un respiro diverso alle aziende. Sono molto preoccupato per l'uscita del governo che sta facendo sulla cassa integrazione, perché non la dà per tutto il periodo, ma la dà soltanto per alcuni segmenti, alcune settimane. Questo fa sì che le aziende dovranno in qualche modo interagire per pagare addirittura gli stipendi. E tra l'altro, non solo le tasse. Scusi, però da marzo ancora non si è visto nulla. Ma questo infatti è abbastanza imbarazzante e fa capire come purtroppo siamo governati da una situazione davvero che non sta dando risposte ai cittadini. La verità ulteriore purtroppo è ancora un'altra: non c'è visione economica da questo governo per il rilancio del paese, e questo per me sarà un problema vero, e avremo milioni, sicuramente altre migliaia e migliaia di disoccupati, avremo imprese che neanche avranno più le famose serrande, quindi siamo davvero preoccupati, siamo circondati da un governo che non ha capito la realtà che stiamo vivendo. Guardi, a noi ci scrivono, no? I lettori, praticamente loro hanno detto questa frase: sta piovendo sul bagnato. Per quanto riguarda l'imprenditoria, i commercianti che aspettano questa famosa fase di rilancio, che ancora non vedono luce, voi come Lega che cosa pensate si possa fare per affrontare adesso questa crisi, perché siamo a maggio? Allora, innanzitutto doveva esserci già una visione diversa, nel senso che le tasse per quest'anno non si devono pagare. Se vogliamo dare un contributo alle aziende, questo è sicuramente un contributo importante, perché bloccava secondo me un meccanismo che è perverso, perché noi addirittura abbiamo dato i soldi in prestito per poi andare a finire come dover pagare queste tasse. Quindi già questo doveva essere il primo atto non simbolico ma vero per il fondo perduto. Altra secondo me iniziativa riguarda quella che abbiamo presentato è quello veramente di determinare un abbattimento del costo del lavoro. E su questo perché secondo me è proprio la funzionalità di non dare soldi a pioggia, ma di dare dei soldi alle aziende che in qualche modo hanno una prospettiva lavorativa e legano il lavoratore alla propria azienda, e quindi lì sarebbe stata una riduzione importante, e anche qui purtroppo assente questo famoso governo. E dopo finalmente secondo me è il momento vero
per fare una famosa flat tax, un abbattimento delle famose tasse, quindi di dare un respiro un po' a tutte le aziende. E invece, c'è questa programmazione, la vede almeno il governo? Non c'è, purtroppo altri 55 miliardi che non danno risposte, danno soldi, speriamo che arrivino questi soldi di questi 55 miliardi, ma non dà risposte effettive a un piano di organico per far rilanciare il paese. Questo è il vero problema che noi abbiamo. Come commenta più nel dettaglio la bozza di decreto? Ha dato un'occhiata, insomma, quella di rilancio. Allora, la situazione è imbarazzante perché se voi vedete, allora dicevo poco fa, la cassa integrazione intanto non è coperta tutti quanti i mesi, sono 14 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto e 4 settimane dei 2 mesi di settembre-ottobre, quindi hanno una visione distorta di quello che sta succedendo. Cioè, se loro pensano che un bar che aveva 10 dipendenti oggi riapre e mantiene 10 dipendenti, penso che non hanno idea di quello che sta succedendo in Italia. Noi vediamo Roma, ma in questo momento, ma anche nel momento che si riaprirà ancora qualcosa in più, non ci sarà un'offerta pari a quello che era in qualche modo precedente. Quindi è normale che ci sia un calo di questo abbattimento di questi lavoratori. Quindi ecco, non si dà neanche questa famosa assistenza. Dopodiché norme vere e proprie sono tutte gettate così, con poco a tutti significa niente, perché in questo momento così gestita è davvero imbarazzante. Non so quante pagine, quanti articoli, insomma, fa capire proprio che c'è una pochezza di come si deve arrivare invece al problema. Turismo abbandonato, non hanno. Siamo nel cuore di Roma, le sembra normale questa. Turismo abbandonato, e anche io purtroppo devo dire che prima che riparta l'offerta per il turismo sarà lunga, quindi abbiamo abbandonato proprio questi imprenditori e vedremo cosa succederà dopo. Io ho paura proprio che i paesi stranieri verranno e si prenderanno le migliori nostre aziende, anche turistiche, per poter gestire loro. Quindi siamo e i turisti davvero veri e propri torneranno a visitare l'Italia? Ma torneranno, guarda, secondo me, nel momento in cui ci sarà una soluzione diversa. Quindi oggi è improponibile pensare, finché non c'è un vaccino, che ci sia una possibilità che vengano qui a trovarci o a visitarci. Quindi avremo sicuramente questa iniezione di nuovo turismo nel momento che sarà il vaccino, quindi il vaccino, ti dicono ancora un anno, ti fa capire che sono proprio per certezza alberghi importanti che chiudono e apriranno nel marzo dell'anno prossimo. Quindi come facciamo fronte a questa cosa? Come facciamo fronte a questi lavoratori che lavorano in questa attività e gli stagionali che in questo momento non sono ancora al lavoro e non andranno al lavoro, perché faccio un esempio sia nel settore turistico ma anche nel settore balneare. Non avremo un'offerta adeguata. Ecco, tutto questo il governo non lo vede e non ha un senso civico di come dovremmo invece poter ripartire. Parliamo di pensioni. Lei ha detto che la quota 100 è una misura che deve divenire virale, ho letto da qualche parte. Che ci spiega meglio cosa significa? E poi c'è consapevolezza della condizione nuova degli anziani che devono badare ai figli cinquantenni? Allora, guardi, la situazione è proprio questa. Siamo di fronte ad una situazione che vede veramente che ci sono delle persone fragili in questo modo nel mondo del lavoro, che devono essere in qualche modo sostituite. Che succede quindi? Succede che serve, secondo me, degli strumenti adeguati, non più di sostegno al reddito tipo cassa integrazione, ma a questo punto di ricambio generazionale, in modo che si crea un riciclo positivo. Quindi oggi, pastorite, ma detta anche di chi era sempre stato contrario a questa quota 100, faccio l'esempio di tutti, Cazzola, ci dice appunto potenziare quota 100, strumento determinante per il rinnovamento del personale. Ma il rinnovamento del personale serviva anche prima, giusto per dirlo. Era imbarazzante quando si poteva pensare che una persona a 67 anni poteva essere sicuramente una persona che dava un sostegno all'azienda. Oggi invece serve, ma credo ancora di più, perché oggi mettere queste persone che sono in un'età più fragile per il Covid a lavorare, forse è necessario quindi un ricambio generazionale che possa garantire anche a loro una vita normale. Quindi ecco, ben venga quota 100 potenziata, ma non c'è neanche qui una struttura del genere, perché non pensano a quello che sarà il futuro del Covid. Il Covid ha cambiato la mentalità radicalmente, tutto quello che noi dobbiamo andare a vivere come sistema lavoro, e qui ancora non c'è una condizione di visione da parte di questo governo, anzi, appunto, dicevo, soldi a pioggia, ma pochi a un po' tutti, che non danno respiro, secondo me, a quello che serve oggi in questo momento.
Onorevole, forse come operatore della comunicazione mi è sfuggito, però non ho sentito parlare tanto di abbattimento della macchina burocratica. Nel senso, in questo momento avremmo dovuto forse capire tutti, come dice lei, che radicalmente è cambiato il sistema. Quindi anche lo stesso arrivare ad avere la cassa integrazione, tutti questi passaggi, il sindacato, la regione, ancora non arriva a niente, ma non solo in questo campo. Proprio il voler abbattere la burocrazia, ci avete pensato? Ci sono messi? No, assolutamente, cioè, noi dobbiamo uscire da questo sistema che purtroppo oggi viviamo, di pensare che la burocrazia è stata innescata per fermare una deriva, no, del malaffare, ma oltretutto invece non ha fatto questo, ma pensi ha potenziato il malaffare, perché poi rimangono soltanto quelli bravi a fare il malaffare, a trovare soluzione. Quindi ecco, questa deriva che viene anche da una demagogia del Movimento 5 Stelle e che ha pompato in qualche modo nella loro comunicazione, oggi è necessario invece che siamo un periodo dopo guerra. Dopo guerra significa che tutto è abbastanza lecito, tra virgolette, ma deve essere più snello. Ecco, faccio un esempio: il ponte Morandi, come è stato gestito, con un commissariamento veloce, è diventato finalmente un'opera importante in questi giorni. Non si può più vivere in un'altra maniera. Se noi pensiamo soltanto all'opera Roma Latina, no? Per farvi capire che sono 20 anni che stiamo aspettando che possa essere costruita, non può essere più la Salerno, Reggio Calabria. Esatto, fa capire insomma che quello che era il sistema burocratico e degli appalti, ecco, lo snellimento degli appalti è determinante. Purtroppo ci deve essere anche un interlocutore che lo vada anche a capire e anche a comprendere. Noi siamo di fronte a un partito, faccio sempre il Movimento 5 Stelle, che ha detto no allo riempire a Roma, perché, se voi ricordate, perché c'erano gli appalti, erano tutti quanti ladri. Ecco, oggi non è più possibile pensare a una cosa del genere. Noi si può rilanciare il paese con gli investimenti pubblici. Guardiamo il verde pubblico a Roma, basta che lei si gira un attimo, ancora non ci sono le potature degli alberi nel cuore di Roma. Questa è una via, una delle più famose al mondo. È davvero imbarazzante, ecco perché quello dico, c'è bisogno di un cambio. Quindi loro a parole ci dicono tante cose, oggi se lei vede è imbarazzante anche quello che sta succedendo nella cassa integrazione. Poco fa lei diceva questo tema, la regione Lazio scrive all'INPS dicendogli fate presto per pagare perché la colpa è vostra. Io vorrei spiegare alla regione Lazio che sa il governo, che loro sono Zingaretti, proprio parte è capo integrante del partito del governo, e il suo ministro dell'economia si chiama Gualtieri, al quale mi ricordo benissimo il 16 marzo, quando io stavo a Palazzo Chigi, gli dissi guardate che la cassa integrazione, ciao bella, quando dicevamo proprio al ministro Gualtieri che la cassa integrazione non sarebbe stata percepita nei famosi tempi dovuti, cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un esposto, no, noi la paghiamo domani. Non aveva capito cosa che significava invece pagare una cassa integrazione. Mi sembra di aver sentito entro il 15 aprile tutti avranno la cassa integrazione. Questo era anche prima, addirittura era il 30 marzo, quindi sì, farvi capire, hanno spostato date, ma no, senza senso. Ecco, però per dire fare questo che significa? Significa cambiare. Cambiare deve essere un cambiamento molto più veloce, per tutto il 2020 il sistema francese, facendo la cassa integrazione, domanda soldi alle aziende, rincuora il pagamento dello stipendio e finiva questa storia. Gli italiani, e concluderei con un messaggio, proviamo a darlo positivo, gli italiani sono un popolo meraviglioso, nel senso che stanno cercando di rialzarsi nonostante tutto. Lei, francamente, come la vede, nel senso, potranno tornare comunque in altri modi a rialzare queste saracinesche? Abbiamo un locale della Dolce Vita alle spalle. Io sono convinto che ci riusciremo e faremo delle grandi iniziative da qui a breve, però sono molto preoccupato per le iniziative che ha messo in campo il governo, perché noi oggettivamente siamo di fronte a due velocità dei nostri cittadini italiani. Uno sono il pubblico impiego e i pensionati, che riescono a percepire mensilmente la loro quotidiana, no? Si può dire lo stipendio, e invece ci sono altri elementi che oggi non riescono più a trovarlo, e neanche addirittura quelli che in qualche modo, tra virgolette, si arrangiavano, riescono più ad arrangiarsi. Quindi ecco, questo è un problema serio. Quindi la riapertura con le dovute maniere è importante, però a fronte di dare certezze a queste persone. Domanda politica in chiusura,
questo governo resiste o pensa che ci sarà una fase nuova anche in questo? Io ti dico la verità, questo governo, perlomeno il Premier Conte, è ormai indigesto a tutti, è una cosa bipartisan, non è più, cioè, ci raccontano di sondaggi che lo vedono in crescita. Io posso garantire, non è vero assolutamente, ma le posso garantire che oltre questa situazione imbarazzante c'è proprio l'imbarazzo parlamentare. Nel Parlamento abbiamo costante sentore di tutti quanti che raccontano appunto di una... C'è un mal di pancia, un'insoddisfazione. Un mal di pancia ormai, quindi non credo che possa essere un governo che duri. Io spero che si possa tornare a votare, questo almeno gli diamo la parola agli italiani, che ci possano scegliere un governo che per 5 anni possa ricostruire questa nostra bellissima Italia. In quale stagione trova più provvizione? Il prima possibile. Grazie onorevole, grazie. Grazie a lei, grazie. Maybe I have to get high to get by.